Proprio in questa stanza, il pederasta Mario si è accomiatato dalla vita fra le braccia del pittore Schincaglia. È morto qui? Eh sì. Mamma mia. No, è che lei vorrebbe un'altra stanza, anche se non è bella uguale. L'importante è che non c'è ancora morto nessuno. Sempre se si può. Tuo rapporto con Avati? Beh, magico. Pupi è stato il nostro guru bolognese che ci ha portato a giro nella sua Emilia Romagna immaginaria. E era continuamente ispirato sul set e ci regalava al mattino delle scene non previste. Pupi è un uomo molto creativo, con una grande energia, ed è un maestro eccezionale. Ma te hai capito cosa vuol dire sposasse? Sì. Ti vado bene come moglie? Per forza, se ci sposiamo. Che vuol dire per forza? In una delle scene hai avuto un piccolo inconveniente, vero? Nell'ultima scena, quando Cesare Cremonini mi butta su Biancospino. Insomma, ero stata un po' anch'io puncicata dal Biancospino.